Un adeguato sviluppo del territorio deve passare necessariamente attraverso infrastrutture adeguate, attraverso trasporti adeguati. Ne parliamo con l'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con Puglia Solidale e Verde a sostegno di Michele Emiliano. Sì, in quel cambiamento che noi vogliamo portare avanti sicuramente la possibilità di avere una rete di infrastrutture è fondamentale, soprattutto quella della mobilità. Abbiamo sicuramente la necessità di adeguare il sistema viario, qualcosa è stato fatto ma molto resta da fare. Io personalmente penso per esempio alla necessità che la tangenziale sud di Taranto vada completata, scontiamo dei ritardi diciamo clamorosi e dei ritardi scandalosi da parte della provincia di Taranto. Io personalmente l'ho anche detto in altre interviste, credo che la Regione Puglia debba proprio commissariare la provincia di Taranto, che oramai ha una manifesta inadeguatezza a completare quel tratto di tangenziale sud, così come non riesce a portare avanti l'altra infrastruttura fondamentale, che è la regionale 8, no? Che è ancora bloccata nelle pastoie burocratiche. Parliamo anche qua di centinaia di milioni di investimento, ma soprattutto di un pezzo che può ovviamente essere volano per lo sviluppo. Quando parliamo poi di infrastrutture, sicuramente uno sguardo lo dobbiamo dare all'aeroporto di Grottaglie. Qui noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per i voli civili. Io non sono tra quelli che la fa semplice, perché comprendo che aprire un aeroporto diciamo, con altri aeroporti vicini, con la necessità comunque di avere una sostenibilità economica è un problema, ma se nemmeno ci proviamo o quantomeno ci proviamo seriamente, penso che sia un'occasione persa. Quindi comunque la Regione Puglia, attraverso Aeroporti di Puglia, deve fare di tutto per tentare di aprire l'aeroporto di Grottaglie, Taranto Grottaglie, anche ai voli civili. C'è anche il problema dei collegamenti ferroviari. Io credo che l'alta velocità debba arrivare anche a Taranto. È ovvio che noi siamo in una posizione geografica un po' particolare, però credo che alcuni treni ad alta velocità in orari comodi Taranto diciamo, li meriti e siano necessari anche qua per il nostro sviluppo. Quindi questa è la rete di infrastrutture, non dimenticando l'infrastruttura, dove tra l'altro io me ne occupo anche a livello professionale, che è quella digitale. Anche qua noi dobbiamo fare in modo che tutta la provincia, non solo la città ma anche gli altri comuni della provincia, siano collegati dal punto di vista dell'infrastruttura digitale, della fibra ottica, dei collegamenti veloci, perché questo significa diciamo, possibilità per le imprese di competere sul mercato mondiale, possibilità per i cittadini di dialogare, abbiamo visto in questo periodo anche possibilità per i ragazzi di studiare, quindi anche l'infrastruttura digitale è fondamentale e va incentivata e questo sarà l'impegno eventuale mio in regione di portare avanti tutti questi progetti, perché abbiamo bisogno di una rete sia di infrastrutture sia materiale, porto, aeroporto, appunto avevo dimenticato di ricordare anche i collegamenti via porto, no? Che sicuramente sono fondamentali in una città come Taranto, possono essere facilmente diciamo, attivabili rispetto alle potenzialità che abbiamo. Quindi tutte queste infrastrutture sia materiali che immateriali, come dicevo, dalla fibra ottica, vanno incentivati perché fanno parte di quel pezzo di sostegno al cambiamento che vogliamo portare avanti.